complici mare calmo e bel tempo, quella di ieri è stata una domenica di sbarchi in Sicilia. 423 sono i migranti giunti a Trapani con il pattugliatore sirio. Erano stati soccorsi a 120 miglia a sud di Lampedusa, tra loro anche 45 donne, 6 delle quali incinte, e 65 minori. Vengono tutti dalla Siria, dalla Somalia, dall'Eritrea e dalla Nigeria. Nel trapanese poi continui arrivi hanno messo a dura prova il sistema dell'accoglienza, con tutti i centri saturi. Stessa situazione a Ragusa, dove nel frattempo la polizia ha anche fermato due presunti scafisti. Avrebbero guidato l'imbarcazione con a bordo 233 siriani approdata 2 giorni fa a Pozzallo. Sono 2 tunisini, avrebbero guadagnato 6.000 euro ciascuno per il viaggio, che all'organizzazione dei trafficanti avrebbe fruttato quasi 500.000 euro. E 4 scafisti sono stati fermati anche a Siracusa. Le indagini in questo caso sono quelle sullo sbarco di 944 migranti giunti ad Augusta 2 giorni fa. Intanto Pozzallo ieri ha ricevuto il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che ha visitato il centro di accoglienza. È un problema di tutti, ha detto, ritengo vada risolto a monte intervenendo sui campi libici. Ma intanto è proprio dalla Libia che giunge la notizia dell'ennesima tragedia del mare. Un barcone carico di immigrati affondato a poca distanza dalle coste. Ci sarebbero almeno 40 morti, anche se alcune fonti parlano di oltre 70 dispersi. Un naufragio avvenuto martedì, ma che le autorità libiche hanno confermato solo ieri, lanciando peraltro una richiesta d'aiuto all'Italia. Altrimenti, questo è il messaggio, faciliteremo le partenze.